Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo simpatico ranocchio che è un bellissimo principe, si potrebbe trasformare, non si sa mai, per San Valentino. È un piccolo dono, volendo possiamo aggiungere anche dei cioccolatini e fare così un regalo originale al nostro lui e alla nostra lei. Molto carino, simpatico, con questi occhietti un po' assonnati, molto innamorati. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare il ranocchio innamorato vado a utilizzare questo uncinetto da 2,5 mm e un filato numero 8 di cotone. Per il testa e il corpo vado a fare un anello magico di 6 maglie, poi stringo il mio anello e faccio un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia, un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo le 60 maglie per altri 23 giri. Terminati tutti i giri, possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Poi facciamo la base di sotto. Per la base di sotto, realizziamo l'anello magico di 6 maglie. Poi facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Una maglia un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie. Ogni 2 maglie un aumento saranno 24 maglie. Ogni 3 maglie un aumento saranno 30 maglie. Ogni 4 maglie un aumento saranno 36 maglie. Ogni 5 maglie un aumento saranno 42 maglie. Ogni 6 maglie e saranno 48 maglie. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie, ogni 8 maglie e saranno 60 maglie. E poi andiamo a cucire la base al corpo. Prendiamo un ago, inseriamo l'ago e andiamo a cucire maglia per maglia tutto intorno. Per cucire la base prendiamo la maglia della base di sotto e la maglia del corpo e andiamo a cucire insieme con ago e filo. Quindi in questo modo prendiamo tutte e due le parti e cuciamo fino ad arrivare all'inizio e chiudere così poi la cucitura. Volendo potete fermare sempre con gli spilli in modo che non si sposti il lavoro durante la cucitura. E proseguite così fino a chiudere tutto. Se occorre, inserite un altro po' di vatta sintetica. Volendo, potete mettere alla base anche un cartoncino in modo che sia più stabile la base di sotto. Questo è facoltativo. Per realizzare le braccia, avviamo un anello magico di 6 maglie e lavoriamo per 12 giri 6 maglie basse, poi stacchiamo il filo. Per le zampe posteriori andiamo a fare un anello magico di 6 maglie e lavoriamo per 14 giri 6 maglie basse. Poi facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie e lavoriamo le nostre 8 maglie per altri 8 giri. Poi stacchiamo il filo, riempiamo leggermente con l'ovatta sintetica e poi andremo a cucire al lato del corpo. Per realizzare la parte superiore dell'occhio, diciamo chiamiamola sopracciglia, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a realizzare l'occhio che andrà messo all'interno. Per l'occhio abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato bianco. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Facciamo una maglia una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo con la ovatta sintetica e facciamo 6 diminuzioni. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e questo poi sarà l'occhio. Possiamo ora staccare il filo dopo aver riempito un po' con la vatta sintetica e questo sarà l'occhio che andrà messo all'interno così e poi sarà applicato
volto. Possiamo aggiungere un cuoricino sull'occhio o andarlo a ricamare, oppure possiamo fare dei semplici occhietti con la pupilla nera, come più ci piace. Possiamo aggiungere uno scovolino sia nelle braccia sia nelle gambe, oppure un po' di filo di ferro. Io preferisco lo scovolino in modo che sia anche un po' più imbottito. Lo vado ad inserire sia nelle zampe posteriori che nelle zampe anteriori, e poi vado con ago e filo a cucire la parte, quindi vado a inserire anche un pochino all'interno del corpo in modo da bloccarlo per bene, e poi lo vado a cucire. Quindi inseritelo bene e poi con ago e filo andiamo a cucire tutto intorno in modo da bloccare le zampe. Io l'ho posizionate queste un po' più verso dietro, queste di dietro delle zampe posteriori, queste davanti un pochino più avanti e un pochino più su verso metà del corpo. E poi con ago e filo prendete sia la parte del corpo che la parte della zampa e andate a cucire. Volendo potete fermare sempre il tutto con gli spilli, in modo che non si sposti durante l'operazione. Prendete in questo modo e andate a cucire tutto bene intorno. Volendo potete piegare un po' le zampette in questo modo e andate a fare i piedini così, e queste davanti invece le andate a piegare in avanti. Potete metterla come più vi piace. Per realizzare la corona ho fatto una catenella di 12 maglie. Ho lavorato 12 maglie basse per 4 giri. Poi ho fatto le punte in questo modo. Ho fatto 3 catenelle, poi ho fatto una per girare, poi ho fatto una maglia bassissima e 2 mezze maglie nelle successive maglie. Sono arrivata alla maglia di base saltando una al centro, sono andata nella prossima, ho ricominciato e ho fatto così le mie punte della corona. E poi vado a posizionare la corona qui in modo da fare il ranocchio, principe ranocchio. Vado a cucire la corona un po' lateralmente e poi vado ad applicare la pancia. Per la pancia possiamo fare una catenella di 9 maglie e poi lavoriamo 9 maglie basse da questo lato della catenella e 9 maglie basse dall'altro lato della catenella, e sono 18 maglie. Poi ho fatto ogni 2 maglie un aumento, quindi lavorando sempre intorno fino ad arrivare a questo punto e poi rigirato, e ho fatto ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, e poi ho fatto ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie. Ho staccato il filo e vado ora a cucire la pancia qui alla base del ranocchio. Poi vado a fare gli occhietti. Per gli occhietti ho inserito queste palline che abbiamo fatto prima e vado a inserire nelle sopracciglia qui, diciamo, chiamiamole così, e andiamo ad applicare anche la pupilla. Io utilizzo questa in plastica, potete anche ricamarla, potete metterla come più vi piace, se vi piace più al centro oppure laterale. Date uno sguardo simpatico al vostro ranocchio, oppure potete utilizzare dei cuoricini piccoli rossi al posto delle pupille, come più vi piace. Volendo possiamo utilizzare questi cuoricini rossi al posto delle pupille, oppure metterli sotto come più gradite, come più vi piace, oppure potete andare ad applicare semplicemente sul corpo questi cuoricini in modo da rendere il vostro ranocchio innamorato. Quindi poi ho applicato i cuoricini qui sia sulla zampina che sulla pancia, ne ho messo un altro qui sulla fronte, poi decidete voi se volete metterli o no, oppure potete metterli negli occhietti e come più vi piace. Ed eccolo qui terminato, questa è la mia versione del principe Ranocchio, molto innamorato, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, fate questo piccolo regalo per San Valentino che è molto molto carino, originale ed unico, potete dare il bacio al vostro principe Ranocchio, chissà si trasforma in un bellissimo principe. Ciao ciao, un abbraccio, alla prossima!